Si è concluso a Bitonto il progetto Impariamo a mangiare sano, che da gennaio a maggio ha portato 600 ragazzi tra i verdi paesaggi della Lama Balice, con lo scopo di educarli all'importanza di mangiare frutta e verdura di stagione e cibi naturali, possibilmente locali. Un progetto promosso da Regione Puglia e Comune di Bitonto in collaborazione con Masseria Lama Balice. 4 gli incontri, dedicati rispettivamente all'olio d'oliva, all'importanza degli ortaggi, all'ambiente e alle sue caratteristiche naturali, geologiche e storiche di Lama Balice e al ruolo fondamentale della frutta nell'alimentazione. I bambini hanno avuto l'occasione, grazie a questa iniziativa, di realizzare anche un piccolo orto biologico, esplorare le tipicità del territorio, conoscere l'olivo e le sue diverse varietà, cimentarsi nella preparazione di pietanze attraverso i prodotti che il territorio ci offre. Ai laboratori hanno partecipato anche 100 insegnanti e 60 genitori. Diverse le scuole coinvolte, il primo circolo didattico statale Nicola Fornelli, gli istituti comprensivi Don Tonino Bello, Modugno Rutigliano Rogadeo, Silos e Cassano Derenzio e l'Istituto Sacro Cuore. Abbiamo avuto un riscontro molto positivo in questo progetto e vogliamo ringraziare sia il Comune che la Regione per averci dato la possibilità di creare tutto ciò. Siamo felici che sia i bambini, sia gli adulti, sia i genitori soprattutto sono stati contenti e felici di questo cammino insieme. Abbiamo avuto, grazie agli esperti, la psicologa, la nutrizionista, che hanno aiutato soprattutto gli adulti a far comprendere ai bambini ciò che è il cibo sano, l'alimentazione, ma soprattutto i prodotti stagionali. Ci siamo divertiti tutti insieme e speriamo che questo progetto possa evolversi, possa continuare in un percorso sempre più specifico, che può essere sia fatto per gli adulti sia per i bambini. Speriamo di intraprendere in futuro altri progetti come questi, non solo per riscoprire quello che è l'alimento in sé o la stagionalità, ma soprattutto il nostro territorio, visto l'abbondanza degli alimenti che abbiamo qui e soprattutto di valorizzarli al meglio, dall'oliva alla mandorla a tutto quello che è l'olio nella nostra Puglia.